Una marea di eventi natalizi dal 27 novembre al 9 gennaio accenderanno il Natale nella città di Pesaro per il format ormai consolidato di Pesaro nel cuore, lanciato dall'amministrazione comunale. 40 giorni ricchi di attività per grandi e piccini, in cui saranno illuminati, come lo scorso anno, anche i borghi del comune. Un Natale che oltre ad essere attrattivo sarà anche sicuro, come afferma lo stesso sindaco Matteo Ricci. Grazie a tanti privati che hanno deciso di investire nella nostra città, dal villaggio di Babbo Natale, che è una cosa nuova e unica, allo scivolo per i bob che avremo in via Curiel, la solita bellissima pista del ghiaccio, a coccole sonore, alle attività dell'Avis, davvero un programma ricchissimo, il più bello di sempre e al tempo stesso uno dei Natali più belli d'Italia, perché continuiamo ad essere una delle città più attrattive durante il periodo natalizio, anche grazie ai mercatini di Natale, ma anche un Natale super sicuro, perché purtroppo ancora siamo dentro la pandemia, abbiamo bisogno di affrontare queste settimane delicate con grande rigore, per cui non solo ci sarà il Green Pass obbligatorio per entrare a tutti gli eventi e tutte le attrazioni, ma abbiamo deciso nel pomeriggio di introdurre la mascherina obbligatoria in tutto il centro storico, nelle vie interessate dai mercatini, prevedendo comunque una concentrazione di persone più forte, soprattutto in quella fascia oraria. Inoltre probabilmente andremo incontro a un Green Pass rafforzato, questo non dipenderà da noi, dipenderà dal governo. Tante le attrazioni previste, alcune confermate dalle edizioni precedenti, altre invece assolutamente nuove per la città. Confermato la pista di pattinaggio, la grande pista di pattinaggio in piazza, abbiamo confermato i mercatini dislocati questa volta in tutto il centro storico, quindi non solo in Piazza del Popolo, e in più abbiamo due attrazioni molto interessanti, una è la slide, che è lo scivolo di ghiaccio che metteremo in via Curiel, e un'altra è il villaggio di Babbo Natale. Ogni weekend le scuole di musica accenderanno il centro storico con delle piccole performance dislocate sempre queste nelle vie del centro pesarese, e in più la collaborazione con DNA Coccole Sonore, dove ci saranno 4 gazebi sparsi per la città, all'interno di questi gazebi laboratori degli elfi e cucina tradizionale, anche foto con le mascotte. E tra le novità un vero e proprio villaggio di Babbo Natale davanti Rocca Costanza. Parliamo di case imponenti, sono 3 le attrazioni principali: casa di Babbo Natale, ufficio postale e ricovero della slitta. Parliamo, per intenderci, la casa di Babbo Natale è alta 7 metri, ha 70 metri quadri di superficie ed è vivibile. All'interno si troveranno delle scenografie realizzate da scenografi tra i più importanti d'Italia. Al ricovero della slitta si potrà salire su questa slitta che è alta 3 metri con tutta la famiglia e farsi fotografare. E poi l'ufficio postale, dove i bambini potranno scrivere o da casa e quindi portare le letterine piuttosto che scrivere sul posto, e verranno imbucate dagli elfi che si arrampicheranno sulle pareti e andranno a imbucare su un casellario fatto apposta per lasciare appunto il messaggio a Babbo Natale. Il biglietto costa 15 euro. All'interno del villaggio ho realizzato un contenuto per far vivere la vera emozione del Natale. È un musical che si chiama Natale da favola, dove si racconterà la magia del Natale. Il villaggio è aperto dall'ultimo weekend di novembre, quindi 27-28, rimarrà aperto tutti i weekend. Si aggiungerà poi il 7 e l'8 di dicembre, quindi l'Immacolata, e poi dal 23 dicembre tutti i giorni fino ad arrivare al 6 di gennaio con l'arrivo della Befana.